la fiera dell'ospitalità, ma al suo interno ha un ruolo importante anche il settore dell'arredamento. Come si integra OMI e quali sono invece le peculiarità che vedremo appunto a Host? Beh, OMI è sicuramente indirizzata a un settore più rivolto alla casa, mentre Host ha una valenza sul fuori casa, sul professionale, quindi sono settori complementari che non si accavallano. Lei è la guida di Fiera Milano da pochi mesi, ma in realtà ha una lunga esperienza in Fondazione Fiera. Quali saranno gli obiettivi della sua guida adesso in Fiera Milano? Avere almeno un paio di altre Host in settori dove l'Italia è eccellenza produttiva, e lo faremo anche cercando di creare sinergie con gli altri operatori fieristici. L'internazionalizzazione come la spingerete? Qui abbiamo il 40% degli espositori stranieri in Host, una percentuale altissima di visitatori, quindi cercheremo di iniettare visitatori internazionali, espositori internazionali nelle fiere che si fanno a Milano. La nostra presenza sui mercati internazionali sarà rafforzata, ma in un'ottica di ritorno poi sul nostro paese, nel senso che tutto quello che faremo all'estero dovrà servire anche e soprattutto a rafforzare le manifestazioni a Milano. Tra due settimane ci sarà l'assemblea di Fiera Milano, all'ordine del giorno ci sarà anche l'aumento di capitale di 70 milioni, quale sarà l'obiettivo di questa iniezione di fondi? Beh, avere risorse per fare quello che dicevo prima, quindi avere altri momenti come Host capaci di mettere Milano al centro del mondo di settori produttivi. Quali sono le misure che ha preso ICE a favore dell'internazionalizzazione delle imprese? Ci sono tante, c'è un portafoglio molto ampio di iniziative. Qui oggi siamo per una delle grandi fiere leader che hanno usufruito di un supporto straordinario, perché l'Italia nei grandi settori in cui è leader vuole anche avere delle grandi fiere che si ospitano in Italia, perché ogni tanto è bene giocare in casa come in questo caso. L'Horeca è un'industria importantissima, in crescita in tutto il mondo, l'Italia esprime l'eccellenza in quasi tutti i pezzi del sistema, dalle cucine ai frigoriferi all'arredo, oltre al prodotto cibo per la ristorazione, quindi questa fiera che quest'anno da un'edizione record vede un importantissimo contributo dell'ICE che porta oltre 150 operatori da 40 paesi diversi, quindi stiamo spingendo perché in queste fiere vogliamo il mondo, e il mondo deve venire in maniera mirata e intelligente, quindi lo sforzo nostro è portare non solo dei buyer, ma dei buyer giusti che con il nostro contributo vengono perché magari non sarebbero venuti, e che una volta venuti qui si innamorano del programma, restano e tornano ogni anno. Ci sono delle aree geografiche o dei paesi sui quali secondo voi devono puntare le industrie di questo settore? Questo è un settore che sta avendo uno sviluppo un po' in tutto il mondo, quindi oltre agli Stati Uniti che continua a essere una grande priorità, ci sono paesi molto interessanti come il sud-est asiatico, l'alleanza del Pacifico, quindi Cile, Perù, Colombia, Messico, e anche la Cina, che al di là delle 4-5 grandi città c'è ancora una gigantesca quantità di mercato inespresso. Due o tre consigli che darebbe alle aziende di questo settore per l'obiettivo della internazionalizzazione? È di guardare con grande attenzione i programmi dell'ICE, di contattarci e una volta definiti anche i paesi di interesse di appoggiarsi ai nostri uffici che esistono per loro. Que me tira do sério, desvenda pra mim um mistério, me conta quem te ensinou.